Dunque, era il 2009, era il giorno di Santa Rosalia a Palermo e quindi mi trovavo insieme ad altre persone, insieme alla produttrice Leonora Cordaro, e si cominciò a parlare di un altro giorno, di un'altra festa di Santa Rosalia molti anni prima, nel 1982. Cioè, mi ricordai di questa cosa, c'era un mio amico che aveva il mustache simile a quello di Zappa. Allora abbiamo cominciato a ricordare quel giorno, quel concerto che avevo perduto, che avevo perso. Da quel momento mi è nato l'interesse di raccontare quella storia, che all'inizio volevo raccontare anche insieme a tutto quel periodo molto particolare, perché il 14 luglio dell'82 era dentro quei 100 giorni di Dalla Chiesa a Palermo, quindi in un momento molto difficile per la città, che culminò proprio, cioè, nella più grande ed efferata guerra di mafia, e anche, insomma, una città martoriata, una città che comunque ha sempre delle iperbole, poi, insomma, che trova sempre la sua forza di rialzarsi, la forza di rialzarsi e la forza di anche di reagire a tutto questo. Quindi è un momento molto particolare per la Sicilia, in un momento molto duro, e un giorno di festa, la Santa Patrona, Santa Rosalia. Ed è strano, perché poi abbiamo scoperto anche a Baltimora viene venerata la Santa Rosalia dagli italoamericani, dove è nato Frank Zappa, dove ha vissuto da piccolo, insomma. Quindi ci sono una serie di coincidenze, e la cosa più strana ancora, e che è anche molto zappiana, se vogliamo dire, tra virgolette, è che non è mai accaduto, e nemmai più accadde, che a Palermo ci fosse un concerto allo stadio così grande, un concerto così importante, proprio il giorno di Santa Rosalia, in quella città è tutta protesa nel centro storico per la festa proprio della patrona. Quindi tutta una serie di coincidenze che portarono a questo tour italiano di Frank Zappa, che finiva proprio in quel momento a Palermo. Quindi, insomma, una storia che ha dei risvolti anche molto divertenti. Ma diciamo, nei tempi è nato prima questo rapporto di amicizia con Massimo, che mi ha parlato di Gail, mi ha parlato degli Zappa. Questo ha facilitato molto, come dire, la relazione tra di noi, e non è stato facile. Ma siamo alla fine riusciti a fare questa operazione insieme, capendo ora, e forse anche in futuro ancora di più, che abbiamo fatto una grande cosa, penso, e spero. Magari vorrei chiedere. I'm not sure what your expectation for the answer might cover. But for me, it's something that I suspected would happen, that there would be many requests for films to, you know, show some facet of Frank and that people were not so familiar with. And so this is already beginning to happen. We have many requests. And for me, it's very important to make sure that people present an aspect of Frank that is unique to Frank, that is not diluted in any way. That's the important part. And so this project was the first. I learned a lot, and I'm very happy that it turned out so well. People seem to like it very much, and I'm happy to be here.